questo è il mio augurio per voi donne, tutte le donne del mondo. Allora, che cosa piace alle donne? La maggior parte delle donne piace il salmone, ma soprattutto piace il salmone affumicato. Quindi che cosa facciamo? Faremo una bella tagliolino, tagliatella, una tagliatella molto stretta, con burro al lime, salmone affumicato e uova di salmone. Mamma mia che robetta, ragazzi! Se sarete poi voi maschietti a fare questa cosa, le vostre ragazze, verrete impazzire. Non dico altro, non dico altro. Allora, io qua ho tre prodotti fantastici. La tagliatella del mio amico Leonardo Grassai, eccola qua, non è troppo larga. Poi, erba cipollina, perfetto. Burro, oh, buono, buono, anzi. Poi, lime, uova di salmone, pepe nero e il salmone affumicato. Tu dici... Boh, che salmone userà questo? Tiè, guarda qua roba. Allora, questa qua è coda nera riserva. Viene prodotto da Nef. È, loro sono specializzati nel littico. Guardate che spettacolo. Guardate qui che salmone. Scusate, ma io non vedo grasso. Dove sta? Il grasso non c'è. Questo è il salmone che non è pompato con l'ago, gli anabolizzanti e tutto quanto il resto. È proprio sano, guardate, senza grasso, è perfetto, profuma. Allora, questo è più che sufficiente, questa è proprio la parte centrale, l'ingotto. Vabbè, una volta all'anno viene l'8 marzo. Adesso, taglio il salmone, io già faccio la tavolatina di salmone, così. Perché questo, essendo affumicato, essendo fatto alla perfezione, se no... Il mio amico mi fa tanto così, dice che hai cotto il salmone mio, io te faccio male. Allora, faccio tipo una tartarina, così. Donne, guardate che salmone che vi ho preso. La carne non deve essere minuscola, se ne senti tutti i denti. È un dolce, fantastico. Vado così. Erba cipollina, non la cipolla, perché poi sai... Nascono le incomprensioni sulla cipolla. Invece ne facciamo l'erba cipollina, che è più delicata, più chic. Allora, poi vado, tagliamo. Mi raccomando, l'erba cipollina va tagliata, perché se la schiacciate o la tritate è amara. Invece va tagliata così, tutti anellini. E non la cuocete, mi raccomando. Adesso facciamo la cosa più particolare, più buona, più divertente. Facciamo un burro montato. Questo devo ringraziare, mi inginocchio al mio amico, alla persona che mi ha dato, che mi ha cresciuto a livello di cucina, a Fulvio Angelini. Adesso prendo un pezzo di burro abbondante, guardate, eh? Appena vedo che un po' di acqua va via sul fondo della mia casseruola, incominciate a emulsionare il burro con l'acqua. Io adesso mi tolgo dal fuoco, vedete? Guardate che consistenza che c'è. Allora, il mio amico Fulvio faceva questo raviolo meraviglioso, ripieno di zucca con questo burro montato e tartufo bianco. Da manicomio, un giorno lo rifaremo insieme. Guardate, guardate che bello, guardate che stupendo, che salsetta che viene. Io faccio così, lo prendo qua, adesso non posso più, non ce la faccio più a toccarlo. Appena si scioglie tutto il burro, ci vado ad aggiungere, senti che musichetta, il lime. Allora, aggiungo il lime. Vi direi una cavolata se vi dicessi che il lime non è trattato, quindi lavatelo bene, perché i lime vengono dall'estero, quindi sono trattati in modo da conservarli. Voi dovete togliere quella cera che c'è intorno, quindi lavateli bene. Ecco qua, è sufficiente, non deve essere troppo invadente, eh? Non la parte bianca, solo il verde, mi raccomando. Adesso buttiamo la pasta. Quindi abbiamo queste tagliatelle del mio amico Leonardo Grassai, eccole qua, via. Allora, piano piano, appena si sono reidratate leggermente, le muovete, se no rischia di spezzarle. Quindi, buona, pasta all'uovo, sta benissimo. Poi giochiamo nelle Marche, perché sia Leonardo che la Nef che fanno il salmone stanno nelle Marche. 2 minuti di cottura e siamo pronti. Allora, mescolate bene il burro con il lime.
sentirete un profumo fantastico, perché burro, vabbè, burro e limone è fantastico, burro e lime ancora meglio, è più fresco. Che bontà. Assaggiamo. Buona, buona. Tiro fuori la pasta, bella bagnata. Ah, guardate qua. La faccio ben amalgamare con il burro, quindi si sente bene il profumo del lime. Perfetto, guardate che bella, guardate che bella. Mamma mia, cremosetta, guarda. Ah, pepe nero, salmone. Adesso, guardate che spettacolo, senza cuocerlo. Poi, un goccino d'acqua, poca. Così, vedi, ho pure sporcato poco oggi, eh? Per modo di dire. Allora, ragazze, guardate qua che roba, che spettacolo. Vado, salmone. Se volete, non sono obbligatorie, però a me piacciono molto. Le uova di salmone. Guardate qua che bellezza. Eccolo qui. Ah, così. Buonissima. Semplice, che ce l'ho. L'importante, le cose buone. Mi raccomando, tanti 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 auguri a voi donne. Vi amo. Un bacio a tutti quante. Che bontà, oh. Buono. Buonissimo.